Continua l'emergenza in Emilia-Romagna per l'alluvione. Altre 10 squadre di protezione civile della colonna mobile della regione Liguria in partenza per la regione opereranno nella zona di Forlì. Raccolta fondi a sostegno delle case famiglia della Papa Giovanni XXIII, decine gli sfollati e le persone fragili che hanno dovuto abbandonare le abitazioni invase dall'acqua o isolate dalle frane. Gli interventi del soccorso alpino ligure sono in aumento, nel 2022 circa 450, di cui il 75% nel periodo estivo. Il corpo ha bisogno di nuovi volontari, aperte le candidature in questi giorni. Cosa c'è sotto è il titolo dell'incontro pubblico che il comitato No al depuratore incolmata a Chiavari promuove per martedì prossimo. Si parlerà di quello che potrebbe celarsi sotto la colmata, uno dei tanti motivi di preoccupazione. Finisce 2-0 per il Gubbio, la partita di andata dei play-off per la promozione in Serie B. La Virtus Entella, lunedì al Comunale, dovrà battere gli Umbri con 2 gol di scarto. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Continua l'emergenza alluvione in Emilia-Romagna. Partiranno questo pomeriggio dal polo di Santo Stefano Magra altre 10 squadre di protezione civile attrezzate di colonna mobile diretti in Emilia-Romagna. Un totale di 50 operatori che opereranno nella zona di Imola e resteranno sul posto per almeno 15 giorni. Dunque si è messa in moto la macchina della solidarietà tra le diverse realtà che in queste ore hanno maggior bisogno. Ci sono le case famiglia della Papa Giovanni XXIII, decine le piccole comunità che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, un dramma nel dramma di tante persone fragili che adesso devono fare i conti con una situazione molto difficile. Sentiamo la testimonianza. Il problema nostro è che chiaramente ci sono affidati o sono presenti persone con disabilità varia e questo è il problema. Alcuni sono stati salvati a bordo dell'elicottero quando l'acqua aveva ormai raggiunto il tetto degli edifici più bassi. Altri da alcuni giorni stanno dormendo nelle tende allestite dalla Protezione Civile e non potranno fare ritorno nelle abitazioni isolate dalle frane dell'Appennino se non fra diverse settimane. Sono decine gli ospiti delle case famiglia della Papa Giovanni XXIII che stanno subendo le conseguenze della tremenda alluvione che ha sconvolto l'Emilia-Romagna. Un dramma nel dramma di chi in situazione di fragilità ha perso quel rifugio che gli permetteva di vivere una vita accolta e custodita. Ad essere colpite sia le comunità che si trovano nella pianura romagnola, dove l'acqua è arrivata ai primi piani delle abitazioni, ma anche quelle in collina, ferita da decine e decine di frane. Noi abbiamo alcuni centri che non sono più raggiungibili, sono stati evacuati nelle giornate di ieri, soprattutto perché la strada è crollata. Quindi si aggiunge un altro problema, vuol dire avere 13, 14, 15 persone che non potranno tornare presumibilmente in tempi brevi in quelle strutture. Quindi ci si apre anche un nuovo capitolo che cercheremo di ragionare e di affrontare nei giorni a seguire. Una situazione purtroppo ancora in divenire. Tutto il territorio ha iniziato a rimboccarsi le maniche e anche chi sta vivendo situazioni di difficoltà non ha rinunciato a sua volta a dare una mano. Alcune nostre strutture di accoglienza hanno accolto poi i cittadini limitrofi. A Villafranca hanno portato dei pasti a delle famiglie. Quindi ecco, questa bella capacità di rendersi disponibile all'aiuto degli altri, credo che vada detta e raccontata. Per sostenere nello specifico il lavoro delle case famiglia della Papa Giovanni XXIII è stata lanciata una raccolta fondi. L'emergenza non si esaurirà nel breve, per cui l'aiuto è finalizzato sia nell'immediato, ma guarda anche ai prossimi mesi. Già affrontare il problema di una famiglia è difficile. Se noi lo moltiplichiamo per 10, per 15 o per 20, capite tutti che neanche la comunità ha fondi, eccetera. La Papa Giovanni non ha proprio, voglio dire, la preventivazione. Viviamo di giorno in giorno rispetto a quelle che sono le emergenze che ci arrivano dalla strada, dal basso, dalla povera gente. Per cui io mi auguro, spero che insomma ci sia un pochettino, un po' di spazio anche per noi. Bene, rientriamo in studio. Intanto lo abbiamo visto, sale il numero delle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna, ci sono state anche nuove evacuazioni questa mattina e c'è ancora anche una situazione di maltempo. Ma ne parliamo collegandoci con gli amici e colleghi di Icaro TV che trasmettono da Rimini ed è con noi Simona Mulazzani. Buongiorno Simona. Buongiorno a te Maurizio e grazie di questo collegamento. Ecco, che cosa ci puoi dire sulla situazione generale proprio nella zona della Romagna?
Se in alcune zone si sta tornando lentamente alla normalità, ce ne sono altre che stanno vivendo proprio ora grandissime difficoltà, in particolare la zona di Ravenna, il Ravennate, anche l'entroterra del Ravennate, dove ancora questa mattina sono state evacuate intere frazioni, quindi persone che sono state obbligate a lasciare le loro case per nuove esondazioni. In quel caso non tanto per le piene dei fiumi, come abbiamo visto nei giorni scorsi anche in altri territori della nostra ferita Romagna, ma anche proprio per i canali irrigui, cioè i canali consortili che non riescono più a trattenere l'acqua e stanno esondando, creando tantissimi danni. Purtroppo sono oltre 10.000 gli sfollati nella nostra regione, come dicevi, il bilancio delle vittime purtroppo continua a salire, il dato di questa mattina era di 14 vittime, ma ahinoi ci sono anche ancora tante frazioni che sono isolate, per cui bisogna anche capire quali sono i danni in questi luoghi che ancora non sono raggiungibili. Dicevamo prima che trasmettete da Rimini, com'è il quadro da voi? Ricordiamo appunto zona anche turistica e balneare. Nei giorni di martedì e mercoledì c'è stata grandissima preoccupazione anche perché c'erano i fiumi veramente dei sorvegliati speciali, il fiume Marecchia, il fiume Uso, ma anche alcuni torrenti che normalmente nel corso dell'anno sono dei piccoli rigoli d'acqua quasi inesistenti. C'è stata tanta preoccupazione, per fortuna in gran parte gli argini hanno retto e si torna alla normalità. Oggi il lavoro alacre anche dei nostri operatori balneari, visto che come ricordavi noi siamo zona turistica, è sulla spiaggia per ripristinare le condizioni non solo di pieno utilizzo, ma anche proprio di piena accoglienza. Proprio questa mattina i bagnini ci dicevano: siamo pronti, se vorranno venirci a trovare i nostri ospiti, già in questo fine settimana faremo trovare la nostra spiaggia pronta, bella, pulita, accogliente, come insomma solo qui in Romagna effettivamente c'è questa capacità di reagire in tempi così rapidi per sistemare la spiaggia. Effettivamente ne hanno dato dimostrazione. Un'ultima domanda, un flash, state testimoniando anche esempi di solidarietà che arrivano nelle vostre terre? Guarda Maurizio, ce ne sono tantissimi. Il cuore si apre di fronte alla testimonianza di bene e di capacità di guardare all'altro, nonostante magari in quel momento le stesse persone che aiutano si trovano in difficoltà. Abbiamo visto e raccontato storie di una capacità di essere l'uno per l'altro. Io credo che questo sia forse l'unico segno di speranza che leggiamo in queste ore così drammatiche. Aziende che non sono in difficoltà, che ne aiutano altre che lo sono, e ancora volontari, tantissimi giovani che sono in questi giorni a veramente a spalare per le strade, a togliere il fango, l'acqua, ad aiutare le persone a liberare le cantine, anche a sostenere il pianto di tanti, perché c'è tanta disperazione quando si perde tutto, come in questo caso. Grazie a Simona Mulazzani di Icaro TV per il collegamento. Buon lavoro, vi siamo vicini. I Grazie Maurizio. quattro tecnici del soccorso alpino Ligure sono partiti per l'Emilia-Romagna su un fuoristrada messo a disposizione dalla PS Pubblica Assistenza della Spezia per dare supporto nelle aree alluvionate. Sono operatori formati appositamente per il soccorso in forra, in acqua e in condizioni di allagamento e resteranno lì per alcuni giorni. Intanto in questo periodo è iniziata la campagna di reclutamento volontari e parliamo proprio di questo, sentiamo. Il numero di interventi del soccorso alpino della Liguria è in crescita negli ultimi anni. Per avere un'idea, sono stati più di uno al giorno nel 2022, circa 450, concentrati al 75% nel periodo da giugno a settembre. Ad avere bisogno di aiuto spesso sono persone impreparate o mal equipaggiate, soprattutto turisti arrivati per il mare e non per fare escursioni. Sono di natura diversa, sono chiaramente quelli di natura sanitaria, tecnica sanitaria, che è l'attività che ci compete di più. Abbiamo interventi di ricerca di persone disperse, fortunatamente quest'anno sono risolte in maniera positiva. Poi abbiamo interventi di protezione civile. Al momento il soccorso alpino della Liguria ha circa 270 volontari che operano in tutto il territorio regionale e a volte anche in aree limitrofe in collaborazione con squadre di altre regioni. Organizzati in diverse aree di specializzazione. Abbiamo una componente sanitaria dove abbiamo dei medici e degli infermieri. Abbiamo una componente speleologica, abbiamo una componente che si occupa degli interventi in forra e poi abbiamo cinofili piuttosto che persone che specializzate con l'uso dei droni. La missione al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è possibile per tutti i soci del Club Alpino Italiano di età compresa tra i 18 e i 45 anni, dopo il superamento delle prove di ammissione.
La domanda va presentata al responsabile della stazione competente per territorio, corredata dal curriculum dell'attività alpinistico-speleologica degli ultimi 2 anni. Bisogna avere la passione per la montagna, si chiede semplicemente di avere un minimo di esperienza nell'arrampicata e nello sci, perché sono due componenti fondamentali nella nostra attività, essere preparati fisicamente e atleticamente, quindi essere in buona salute. Tant'è che si richiede appunto all'atto della domanda un certificato di buona costituzione. Ecco. Al ballottaggio di Sestri Levante, Giorgio Calabrò sosterrà il candidato Marcello Massucco, notizia che emerge dopo un incontro tra i due. Abbiamo individuato alcuni punti in comune all'interno dei nostri programmi elettorali, spiega Massucco. In particolare, in caso di vittoria, ci sarà collaborazione nell'istituire un assessorato ai servizi sociali alla solitudine. Cosa c'è sotto? È il titolo dell'incontro pubblico che il comitato No al depuratore in Colmata a Chiavari promuove per martedì prossimo, un'occasione per assistere alla proiezione di documentari sulla storia del litorale cittadino. Ma in particolare si parlerà di quello che potrebbe nascondersi sotto la colmata, uno dei tanti motivi di preoccupazione. Sentiamo. Là sotto potrebbe nascondersi di tutto, ma lo si saprà solo a scavi iniziati. È la colmata mare di Chiavari scelta per il futuro depuratore comprensoriale. Tuttavia la memoria storica del sito è chiara sulle insidie che si sono accumulate sotto gli oltre 100.000 metri cubi di sbancamento. Abbiamo sfogliato i giornali alla Società Economica del Secolo, proprio che fa la cronaca puntuale con tanto di fotografie, e vediamo che il riempimento che fu realizzato soprattutto con i materiali di risulta dello scavo dell'autostrada contiene, ahimè, moltissimi altri materiali. Si ha notizia, prosegue lo studioso, di un incendio di materiali industriali bruciati sul posto, di relitti sotterranei, rati di barche, di possibili inquinanti. C'è il recupero di una bomba d'aeroplano del bombardamento di Chiavari del 1944 e tanti altri richiami di cronaca che segnalano che quella paurosa discarica, così viene descritta, c'è un bellissimo articolo di Federico Canale dell'epoca che rammenta come i materiali buttati in quel luogo stanno inquinando tutto il mare del Tigullio. Una discarica incontrollata, poi riempita, un lavoro che si è protratto nel tempo, compreso il periodo dell'austerity. E molto spesso sabato e la domenica era diventato quasi una funzione di quel periodo fare pulizia nelle cantine, buttare qualsiasi cosa che si aveva in quell'area. Martedì sera, 23 maggio, il comitato No al depuratore in Colmata proietterà al cinema Mignon il documentario Cosa c'è sotto di Giorgio Getto Viarengo. Non vogliamo fare allarmismo, dicono, ma informare. Il rischio economico e di disagio per la città di movimentare più di 100.000 metri cubi di materiale è il rischio di quello che si può trovare realmente senza prevedere nessuna operazione di bonifica in quell'area. Domenica 21 maggio in cattedrale a Savona il vescovo Gero Marino ordinerà diacono il 44enne seminarista Francesco Cotta, genovese, diplomato al Conservatorio Paganini di Genova e al Boito di Parma. Dopo un periodo di formazione e discernimento nei Carmelitani Scalzi, nel 2019 è entrato in seminario, compiendo la sua preparazione al Ministero Presbiterale nella comunità del seminario di Chiavari e alla Facoltà Teologica di Genova. La messa avrà inizio alle 15. Ora c'è la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con lo sport. Avvenire titola prove di riemersione, la Romagna resta in allerta rossa, il vescovo di Faenza dice feriti ma pronti a ricostruire, questa immagine arriva proprio dalla sua città, le imprese contano i danni, 5.000 aziende agricole sott'acqua, arriva anche il cordoglio di Papa Francesco per le vittime. E poi l'editoriale di Riccardo Maccione, alluvioni, guerre, paure, la preghiera dei bambini. Interviene Banca Italia sulla flat tax, disuguaglianze, rischi e deficit, i rischi della flat tax, da INPS e Alleanza contro la povertà le critiche all'assegno di inclusione. E poi parla la Nobel Scerbakova, pace solo senza Putin, domenica la marcia Perugia-Assisi, interviene anche lo storico Franco Cardini che propone un referendum sugli aiuti bellici e dice è un errore armare ancora Kiev. Dalla FISM piano nidi, subito 15.000 posti. Passiamo sulla prima pagina di Avvenire, stessa foto e la fine del nostro mondo, sempre per gli allagamenti, e ci avverte anche che l'allarme degli esperti può accadere in Liguria, l'assessore Gian Pedrone, pochi fondi dal PNRR per
Per contrastare il dissesto, il geologo Bellini, piani di bacino da cambiare, meglio non tornare a costruire. E poi ancora dalla prima pagina del Secolo, da Chiavari in particolare, vince la protesta, i bambini dell'asilo restano al Gianelli. Vediamo appunto, il comune ci ripensa, sia all'affitto verso la proroga di un anno al Gianelli. La protesta dei genitori fa centro, Martorelli, una scelta di buonsenso che va incontro alle esigenze di tutto l'istituto. E ancora dal Secolo XIX di oggi, a Sestri Levante, la classe usa la lingua dei segni per parlare col compagno sordo. La seconda E dell'istituto Anatta D'Ambrosi si è utilizzato lo strumento della LIS. I ragazzi hanno risposto con entusiasmo, ho realizzato anche un video collettivo. Subito in redazione, dove c'è Andrea Capitani. A te, Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. La cronaca, una denuncia per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il conseguente ritiro del mezzo, una denuncia per guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente. Sono 37 in tutto i veicoli che sono stati controllati nelle scorse ore durante il servizio straordinario messo in campo dalla Polizia Stradale di Genova nel Levante. Con questi provvedimenti, 68 in tutto le persone identificate. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di una campagna straordinaria di controllo della movida in viabilità autostradale ordinaria ligure per intercettare conducenti in stato di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche. E appunto questi i risultati di questa operazione. A te la linea. Grazie Andrea, ora lo sport. Finisce 2-0 la partita tra il Gubbio e la Virtus Entella, valida per i playoff per la promozione in Serie B. A inizio ripresa, al 52esimo Boulevardi ha portato in vantaggio gli Umbri e al 54esimo Di Stefano ha raddoppiato sfruttando una respinta corta di Borra su tiro di Spina. Ora, per passare il turno, la Virtus Entella dovrà vincere lunedì sera al Comunale di Chiavari nella partita di ritorno con almeno 2 gol di scarto. Con qualunque altro risultato i chiavaresi infatti resteranno in Serie C. Sentiamo Mister Volpe. Siamo delusi e arrabbiati per questo risultato. Sapevamo che la partita, questa è una partita che dura 180 minuti, sicuramente non è ancora tutto compromesso. Daremo battaglia fino alla fine. Che cosa è mancato secondo te questa sera, in particolare negli ultimi 38 minuti con la superiorità numerica? La squadra sembrava a un certo punto che inerzia fosse cambiata, arrivava anche bene, a un certo punto poi è mancata un po' lucidità negli ultimi 20 metri, il tiro in porta. Sicuramente la squadra non ha espresso quello che poi ha fatto in queste settimane di allenamento, dove c'è stato grande attenzione, grande concentrazione, grande intensità, cosa che non abbiamo fatto sicuramente stasera. È mancata la lucidità nel saper sfruttare la superiorità numerica, abbiamo forzato tante giocate, siamo andati in avanti in maniera troppo frenetica. La testa, quando dico che la testa è più importante delle gambe, stasera è la dimostrazione. Sicuramente lunedì sarà una partita in cui dovremo dare molto di più di quello che abbiamo fatto stasera. Hai detto tu adesso, ci sono ancora 90 minuti, 90 minuti che l'Entella si potrà giocare tra le mura amiche al Comunale. Che squadra servirà per provare a ribaltare questa partita? Servirà tutto quello che è mancato stasera, servirà rabbia, cattiveria e la voglia di andare a fare gol in maniera più lucida, cercando di sfruttare quelle che sono poi le nostre caratteristiche migliori. Mi auguro di che la squadra capisca l'importanza di questo momento, perché è ancora tutto nelle nostre mani. Siamo agli appuntamenti per i corsi di cultura di Chiavari. Oggi ci sarà la conferenza di Barbara Sisti, Il parato di Niccolò V torna a Fivizzano. Un intervento che si snoda all'interno del più generale ciclo culturale promosso in collaborazione con l'Istituto della Lunigiana Panni Aurei Vellutati. Sisti parlerà delle caratteristiche di questo parato del 1440 che lo rendono unico nel suo genere. L'iniziativa è aperta a tutta la città, ingresso libero, appuntamento alle 16:15 nella sala Livellara di Via del Pino a Chiavari. E ora sfogliamo l'agenda per vedere tutti gli altri appuntamenti per quest'oggi. Gli appuntamenti di venerdì 19 maggio. Prosegue il festival dedicato alle api Genova Bee Week. Alle 16 ai Giardini Luzzati c'è il laboratorio per bambini Crea la tua ape per imparare a conoscerle. Nell'ambito dei venerdì a Paxo di Accompagna, presentazione del libro di Paolo Giardelli, La memoria ritrovata, alle 17 nella Sala Borlandi di Palazzo Ducale a Genova. Nella Sala Conferenze Domus Cultura in via Chiossone a Genova si parla di sfida mediterranea tra Europa e Nord Africa, inizio alle ore 17.
Per la rassegna di concerti organizzata dalla Giovine Orchestra Genovese si esibiscono Emiliano Dodolfi, oboe barocco e flauto dolce, Giorgio Mandolesi, fagotto barocco e Luca Berti, clavicembalo, alle 17.30 nella parrocchia gentilizia di San Luca a Genova. Nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova, il coro Monti Liguri con l'ensemble vocale del Liceo Pertini presentano il libro Concerto del Canzoniere, inizio alle 20.30. Nella chiesa San Filippo Neri di Savona c'è un concerto d'organo per festeggiare la festa patronale, inizio alle ore 21. Termina qui questa edizione del telegiornale, ci ritroviamo ancora in diretta questa sera alle 19.15 sempre con Tigullio Oggi, continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.